Bene, benvenuti, siamo in questo bellissimo luogo del centro d'Italia, piazza centro d'Italia, e poi quindi chiamiamo piazza San Rufo. Siamo con il dottor Caponnetto, benvenuto dottore. Grazie, grazie mille, grazie a tutti voi. La nostra amica collaboratrice Simona Ricordi. Simona che ci dà la possibilità anche di colloquiare un po' con lei. Abbiamo pochi attimi di questa intervista, perché questo libro? Ma intanto diciamo, a me è sempre piaciuto scrivere e si scrive rispetto alle cose che ci emozionano, no? E a me mi è scattata l'emozione forte quando ho trovato le lettere che il babbo scriveva alla mamma nel loro lunghissimo fidanzamento e poi fino a poco prima del matrimonio. Mi ha emozionato leggere il diario del babbo, mi è sembrata una cosa bella da raccontare, anche perché poi sono diventato nonno e mi faceva molto piacere pensare che i nipotini avrebbero potuto trovare questa storia scritta, no? Riordinata attraverso un racconto. E poi perché ci sono le vicende di Palermo che invece mi portano sempre un'emozione forte, ecco, da quando il babbo è andato a Palermo a fare quel difficile compito che era sostituire quel gigante che era Rocco Chinnici fino alle strage, ecco, e anche dopo nelle scuole, insomma, un periodo che mi ha dato. È stato molto emozionante, molto impegnativo per il babbo e anche per noi della famiglia. Ecco, noi questa presentazione l'abbiamo inserita all'interno di un calendario di eventi che si chiama Nel nome di Maria. Maria però è una madre coraggiosa, e noi abbiamo puntato tutto sul discorso del coraggio. Quanto coraggio c'è stato nel muoversi all'interno di questo mondo, di questa società italiana in quell'epoca? È il coraggio delle proprie idee, è il coraggio di quello che si prova dentro con forza, con determinazione, è quasi un desiderio, no? È un desiderio forte di giustizia, desiderio forte di essere vicino a terra di Sicilia, che è la sua terra, quando questa si è trovata ad affrontare momenti bui veramente. E il coraggio è quello. Poi il babbo è andato lì, aveva già 63 anni, e a noi ce ne ha parlato di questo, ha detto guarda, la mia vita è stata piena, è stata piena di cose belle, e se adesso mi si dà l'occasione di dare ancora qualcosa in più a questo paese, io lo do volentieri, non ho paura di quello che possa accadere. Non abbiate nemmeno voi, perché se dovesse accadere io comunque avrò fatto la scelta migliore per me, e si augurava anche per il paese nell'ottica di fare un buon lavoro come poi è stato. Ecco. Quello che lui temeva era la sorte dei suoi compagni giovani di ventura. Questo l'angosciava, cioè l'angosciava pensare alla situazione drammaticamente esposta di Paolo, Giovanni, Leonardo, Giuseppe, cioè le persone che lui sentiva come fratelli, come figli, e di cui sapeva, no, i rischi che incombevano su di loro. Ecco, nel nostro percorso siamo arrivati a Rieti. Quanta accoglienza in Italia abbiamo avuto in questa occasione, in questa presentazione di un libro così importante, così intenso? Allora, io come associazione, noi abbiamo fatto alcune presentazioni, ma in realtà il libro poi ha viaggiato per conto suo. Noi l'abbiamo voluto sostenere perché questo libro è vero, è la storia di amore fra Bettina e Nino Caponnetto, ma è la storia anche di altri amori, di amori che ritengo siano estremamente importanti. Uno è l'amore per la propria terra, la chiamata alla presa di coscienza e all'azione che ha avuto Nino Caponnetto nel momento in cui uccidevano Rocco Chinnici, e che è poi l'amore che hanno dimostrato Falcone e Borsellino nel portare, e tanti altri per carità, nel portare avanti le loro battaglie fino anche all'estremo sacrificio pur di tentare di salvare quella terra. Ed è l'amore per la giustizia, ed è il motivo per cui esiste un'associazione contro le illegalità e le mafie come la nostra, ed è il motivo per cui la nostra associazione, il nostro fondatore, che purtroppo ci ha lasciato nemmeno un anno fa, aveva scelto il nome di Nino Caponnetto per intitolarla e per avviarla, perché c'era in Nino Caponnetto lui ritrovava il coraggio, ritrovava l'amore e ritrovava un rigore morale che oggi è difficile ritrovare. Quindi accoglienza
Beh, è difficile parlarne, è difficile perché quando si parla di questi temi molte volte c'è un'accoglienza che è però molto retorica e molto poco pratica, cioè nel fatto poi fare antimafia, parlare contro le mafie non è solo parlarne ma poi agire in una certa maniera. Purtroppo oggi sono poche le persone, le istituzioni e anche i media che ne parlano e ne parlano effettivamente facendo seguire alle parole i fatti. Grazie, grazie.